Buongiorno a tutti, buon lunedì e buon 29esimo giorno di clausura, ragazzi. Sempre forti e gagliardi, direi di cominciare la settimana spezzando subito il fiato con una bella lezione di gag, dove passeremo dalla fase cardio alla fase tono, sempre con lo stesso prodotto base. E non useremo attrezzi, non useremo niente, tutto a corpo libero, solo il tappetino alla fine per la parte dedicata prettamente all'addome, e forza e coraggio perché andiamo avanti alla grande. Buona lezione. Ok, ragazzi, marcia destra. Tocco avanti, respiro. Tocco dietro, respiro. Cioccolato. Braccio. Ora. Sinistra dietro.
Oggi in avanti, allunghi il polpaccio. Ok, spingi in avanti il bacino, piega il ginocchio, si distra dietro. Vai. Blocca la posizione, stai, allunga le obsos. 4, 3, gira il piede sinistro verso lo schermo e vai indietro, in avanti. Rimani giù, stop, afferra la punta della scarpa, leggera trazione. E nel centro, schiena piatta, schiena curva, piatto, curvo, piatto, curvo, rimani curvo. 4, 3, sali su, 4, 3, 2, oscilla, sinistra, destra. 4, 3, continua a oscillare, guarda a sinistra. 4, 3, spinta della gamba dietro, vai, spingi. 4, 3, 2, a terra, allunga il polpaccio. Schiena dritta, addome tenuto. Spingi il bacino in avanti, solleva bene il pallone dietro, eh? 4, 3, 2, mani dietro, stabilizza. Forte l'allungamento delle leg obsoas. Gira il piede verso lo schermo, indietro. Fletti bene il piede davanti, afferra la scarpa. Tieni, leggera trazione. 4, 3, 2, e schiena piatta, schiena curva, piatto, curvo, 4, 3, 2, stai curvo, 4, 3, 4, 3, 2, step touch, destro. Come va ragazzi? Tutto bene? Si parte. Cominciamo a costruire il prodotto base, ok? Molto facile, parte col piede destro poggiando a terra, tre ginocchia. E cambia gamba, piede sinistro poggia, tre ginocchia. Ancora, vai, su. E cambio gamba. Ricorda che le ginocchia sono sempre tre, eh. Butta sempre fuori l'aria dalla bocca quando il ginocchio viene in su, eh. Ancora. Ok. Incremento di struttura, occhio, prima tre ginocchia, 2 e marcia, 4, 3, 2, parti gamba sinistra, 3, 2, 1, marcia, 4, 3, ce l'hai? Si va, vai, marcia, vai sinistro, 4, 3, 2, occhio alla marcia adesso, eh. Un step. Vai sinistro. Un step. Ce l'hai? Tre ginocchia, vai. Tre ginocchia. Un step. Vai. Sinistro. Tre ginocchia. Oh oh. Step touch. Come va ragazzi? Tutto bene? Ci riproviamo, eh? Ricorda di sempre le tre ginocchia, falle ancora dritte. 4, 3, io vado nella prima diagonale, sinistra. Un step. Seconda diagonale, destra. Lo rifacciamo? Vieni con me, vai. Vai, vai.
ginocchia, vai! Hai visto che ho fatto? Il classico scambio delle gambe. Vai, primo ginocchio, scambio, scambio, terzo ginocchio. Ok? Solo il secondo se n'è andato, Vai! Vai, vai! Ce l'hai? Ce l'hai, vai! Ok, adesso, one step, leg cut, one step, leg cut, hop! One step, leg cut, one step, leg cut, e ginocchio, hop, hop, ginocchio! One step, leg cut, one step, leg cut, e hop, su! One step, leg cut, one step, step touch! Come va, ragazzi? C'è? Prodotto base, Si può fare? Me lo fai vedere? 4, 3, 2, vai! Se n'è andato, ho inserito un rock, cia cia cia. Pronti? 4, 3, 2, si va! Hey. Il primo step c'è, adesso rock, cia cia cia, riparto. Ha. Primo step c'è, rock, vai vai vai! Questo è
lo dobbiamo fare ancora un po' di volte, non c'è altro, ok? Cerchiamo di mantenere su il cuore alto. Se senti giramenti di testa, se senti fiato corto, se senti che stai perdendo le forze, marcia. Ti siedi lentamente, porti le gambe in alto, ok? Respiri profondamente e aspetti là. Si va, vai! Tu ne fai due, io uno squat, torno.
tu ne fai due, io uno squat, torno, si va. Se ancora non l'hai capito, fanne sempre due. Io squat, stendo, torno. Fanne sempre due, io squat e vai. Si va. Po. Ha. Facile, no? Tu, tu, tu. E, po. E, la. Si va. E, a. Hai visto che ho messo la fine? Un ginocchio. A, la. E, torno. Si va. Tre molleggi. Due. Uno. Ginocchio. Uno. Si va, si va. Tre molleggi. Due. Un ginocchio. Uno. Squat. Torno. Si va, si va. Pu. 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 Ha. Pu. Pu. Ha. Pu. E la, la. Ci. 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 E. Ha. Ok, vai un attimo le curl. Allunga. Ci sei. È facile. Ok? Rifacciamo insieme. Allunga bene. 4, 3, dammi tre molleggi ginocchio, vai. 3, 2, 1. Ha, la, po. Dammi tre molleggi ginocchio. Io, variazione di intensità. Po, la, e, vado, a fondo, scambio, su. Squat, giù, stendo. Vado, vado. 1, 2, scambio le gambe, e, su. Pu. Ha. Mi fai ancora tre molleggi? Guardalo ancora. Avanti. Pu. Ha. Ta. E. La. Torno. Avanti. Avanti. Scambio. E. Pu. Ha. Me lo fai vedere. Vai. Avanti. Avanti. Pu. Scambio. Tu. Ha. Pu. La la. Avanti. Avanti. Scambio. E. Pu. La. Le calma, vai, vai. C'è ragazzi, dai che c'è, forza. Quasi fatta, eh? 4, 3, 4, 3, 2, si va, e 1, 2, occhio, la, e pa, pa. Pu, 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 e calma. Hai visto che cosa ho fatto? Anche qua ho inserito il two-step squat veloce e ho aggiunto tre molleggi in basso, ok? Se non sei sicuro, fai il tuo. Ha! Pam, pa, 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 po, po, pa, 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 su, pa, 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 si va, tu, tu, su, ha, pa, pa. Va, va, pum, pum, vai, vai, ta, e, pum, pum, ta, ta, le curl, c'è, si sentono, eh? È brucicchia, non lo so. Ragazzi, forte l'addome, eh? Se non lo tenete, l'esercizio diventa, la sequenza diventa molto più pesante, eh? Quindi, sta schiena bella su, tira bene l'ombelico in dentro, contrai bene tutta la fascia addominale e cerca di spingere tutte le vertebre in alto, in allungamento, step touch, ok? Ci siamo? Manca un'ultima variazione proprio sullo squat veloce tre molleggi, dopodiché anche questa sequenza è fatta. 4, 3, si va insieme, vai, e pu, pu, ha, pa, 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 la, la, giù. E, ha, ha, su, ha, 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 si va, tu, tu, ha, po, pa, pa, la, la, pa, pa, e, ha, pa, 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 e, la, a, a, touch. L'hai visto che cosa ho fatto? Vado in diagonale sinistra, dallo squat veloce incrocio la gamba destra dietro, contrai l'addome portando le braccia verso il piede e ritorni a casa, ok?
ok? E riparti ovviamente con la gamba sinistra. Certo? In diagonale destra. I tre appoggi delle gambe in affondo, il ginocchio torno, squat veloce. Questa volta sposto la gamba sinistra incrociandola dietro, contrai bene l'addome, in torsione, ritorni a casa. Questa è la sequenza buona. 4, 3, 2, si va. Tu, tu, ha, ha, pa, 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 pa. E la, pum, pum, ha, ha, ta, he, pa, pa. E la, si va, si va. Io devo fare un doppio scambio perché sennò esco fuori dall'inquadratura. Carl, sto cercando di rimanere più dietro possibile col rischio di sfondare le ante dell'armadio. Ai noi. 4, 3, ci siamo ragazzi, si va, vai. 2, 2, 3, 4, 4, 4, la, la, 1, 2, ha, su, pa, pa. E la, si va, si va, da, da, ha, ha, su, pa, pa, e torna, pa, pa, e, pa, pa, su, pa, pa, e la, Carl, come va? Ok ragazzi, continua col Carl, allunga bene il retto del femore, ci sei? Dai che è fatta, forza, non manca molto. E 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, si va, e giù, giù, papà, su, giù, giù, croce, la, pum, pum, giù, giù, ha, giù, giù, incrocio, torna, si va, pum, pum. Ah, ah, e giù, giù, incrocio, torna, ah, ah, vai, vai, papà, e giù, giù, ah, torna, lecca, sì, c'è, ok, ora siete voi a farlo per l'ultima volta, io vi guardo, pronti, ricordati, gamba destra in fondo, si va, e giù, giù, scambio su, papà, incrocio, torno a casa, po, po, papà, e ta, incrocio, torno, si va, po, po, papà, su, a, a, la, torno a casa, tu, tu, papà, e papà, incrocio, ancora una volta, vai, vai. Giù, 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 papà, e, ah, la, ah, le car. Ottimo, recupera un attimino, vai, continua con le carle, ci siamo ragazzi, è fatta, dai, tutto ok? Ok, adesso, appena finita un attimo questa fase di pull down, andiamo a lavorare in piedi per l'addome e poi andremo giù al tappetino per la parte finale, ok? Ci siamo, marcia su due piedi, 4, 3, blocca i piedi, portami il ginocchio sinistro e il ginocchio destro al petto, su, e, su, e, su, e, spingi, spingi. Schiena com'è? È lunga, vero? Sì? Mi state facendo sì con la testa? Ecco, bravi. Mi raccomando. 4, 3, 2, cambia gamba, si va. E, 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 e. Destra, sono solo 4, 3, 2, 1, sinistra, vai, 4, 3,
due, due a destra, due, due a sinistra, tieni la destra, su, tieni, stai, ha, poggia, sinistra, destra, qui o qui, qual è, questa o questa, lascio a voi rispondere, e su, la seconda, vai, apri le braccia, metti le mani dietro la testa, scendi, vai, su, tienilo, ti ricordo che la gamba di terra è il ginocchio leggermente piegato, su, questo ti aiuterà a mantenere la schiena bella dritta, e cambio, vai, richiami la gamba indietro, vai, destra, e tocco, torno, cambio gamba, vai, sinistra, destabilizzazione, e torno, cambio gamba, vai, destra, vai, gomito verso il ginocchio, torna, abbasso, vai, tu, ha, torno, ha, ok, ancora, vai, e incrocia, torna, abbasso, vai, su, e giro, e torna, me lo fai vedere, vai, vai, sali, e vai col gomito, torna col busto, e vai, lascia la gamba sinistra, vai col gomito, torna, vai di nuovo destra, su, ne fai due, più veloci, uno, e torna, vai, su, e la, la, variazione di velocità, si va, e su, e ha, ha, torno, vai sinistra, su, e ancora destra, fammelo vedere, vai, sali, e chiudo, apri, chiudo, apri, torna, vai sinistra, su, e chiudo, apri, chiudo, apri, torna, vai destra, ultima volta, e chiudo, apri, chiudo, apri, torna, vai sinistra, su, e chiudo, apri, torna, vai destra, non era l'ultima per i veloci, scendo, salgo, me lo tieni, e veloce, 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 scendo, vai a sinistra, e su, e lento, e torno, tieni la posizione, tre veloci, tre, due, uno, me lo fai rivedere, destra vai, lento, torna, tieni, tre veloci, si va, e tre, e due, e uno, e abbasso, ultimo a sinistra, vai, e lento, e torno, tienilo un attimo, tre veloci, vai, tre, e due, e uno, e abbasso, ok, ragazzi, sciogliete un attimo, e vai, vai, sciogli, allunga bene la parete addominale, spingi verso l'alto, allunga bene la schiena, ottimo ragazzi, dai che ci siamo, abbiamo praticamente finito, adesso andiamo a terra e lavoriamo sulla parte dell'addome. Oddio. Ok, proprio perché abbiamo lavorato in piedi sulle torsioni, lavoriamo solo sulle torsioni. Ragazzi, 5 minuti, non di più, ok? Mi raccomando. Ok, mi metto con la schiena bella a terra, partiamo dalle torsioni del bacino.
apri le braccia, punta i piedi a terra, vai con le ginocchia verso lo schermo, al centro, via dallo schermo, centro, in, in. Premi ben forte le braccia a terra per stabilizzare il muscolo il più possibile, vai, e, vai, e, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, ok, spatte i piedi, sì, apri leggermente l'angolo del ginocchio, unisci i piedi forte, ok, li mantieni uniti, eh? Attenzione ragazzi, tocco con le scarpe a terra, e, e, stai lottando dare le braccia a pavimento, e, vai, 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 e, 4, 3, 2, e rilassa un attimo, apri un attimo i ginocchi in fuori, fai riallungare un secondo gli adduttori, perfetto, ok, rimani sempre sdraiato, io cambio un attimo la posizione. E porterai le gambe in su. Riporti le braccia in fuori bene, eh? E da qui, vado. E controllo la posizione. Torno. E vai, altro lato. Controllo. E torno. Lento, mi raccomando, eh? Ma solido. Cerca di avvicinare i piedi al pavimento più che puoi. Non alzare la spalla opposta dal pavimento, eh? Vai. Torna. Falle ancora 4, 2 per lato, vai. Torna. Vai dall'altro lato. Giù, accompagna, accompagna, accompagna. Forte. 1 per lato, vai. Giù. E fuori. Ultimo. Vai. Giù. E fuori, ok, poggi i piedi a terra, rilassa un attimo, sciogli le gambe, sciogli, sciogli, fantastico, perfetto. C'eri? Sono sicuro di sì. Ok, adesso saliamo su invece, eh? Metti le mani dietro la nuca, poggio bene i piedi a terra. Andiamo a fare una doppia contrazione, inspiro, tutte e due dritte per ora, eh? Fra poco andranno in torsione, e, occhio alla seconda contrazione, salgo dritto, contrai girando, torna, e salgo dritto, contrai girando, torna, ancora, dritto, twist, torna, vai, dritto, twist, torna, il braccio opposto, tocca l'esterno del ginocchio con le dita della mano, ok? Ragazzi, il dorso delle dita, devono toccare in fuori, vai, ancora, vai, su, ah, e vai, su, ah, ancora, vai, su, ah, ancora, vai, su, ah, vai, su, ah. Ancora, vai, su, ah, ci siamo? Vai, ah, ultimo, va, ah, ok, ottimo, fantastico ragazzi, ne è rimasto uno supini, poi andiamo proprio e abbiamo finito, forza e coraggio, ok, da questa posizione andiamo a fare il cross crunch, lo dobbiamo fare monolaterale, che vuol dire, apro per primo, il braccio dello schermo, ok? Da qua, vado con le gambe a tavolino e parto con le gambe verso lo schermo, anche esse con le ginocchia attaccate e le ginocchia piegate, mi raccomando. Da questa posizione torna con le ginocchia al centro e vai in cross crunch. Cross crunch e torno. Vai, su, torna.
Vai. E su. Torna. Stai tenendo le ginocchia unite? Fuori l'aria. E vai. Il busto si muove, vuole muovere verso l'esterno, eh? Le gambe invece vogliono ritornare perfettamente perpendicolari alle anche. Ancora, vai. 4. Scendo. 3. Scendo. 2. Scendo. 1. Scendo. Ok. Lascia. Sciogli un attimo le gambe. Pronti per l'altro lato, ragazzi? Ci siamo? Quindi metti la mano dallo schermo dietro la nuca, apri il braccio lontano dallo schermo in fuori, riporti le gambe su. Le gambe partono lontane dallo schermo, inclinate, ricordati, vuoi tornare al centro mentre col busto vai in cross. Si va. E torno. Vai, torno. E vai, torno. E vai, torno. E vai, torno. E vai, torno. Ancora 4, vai. Su. Torno. 3. Torno. 2. Torno. 1. Torno. Ok, poggi i piedi. Sciogli. Perfetto. Dai ragazzi, abbiamo finito. Forza e coraggio. Ci siamo. Bravissimi. E stendo le gambe. Mi sdraio, pancia sopra, ok? Da questa posizione mi rimetto sempre dritto, voi rimanete pure come siete. Qua, ok? Braccia distese fuori, solleva il busto, ok? Porta le braccia parallele ai fianchi, eh? Ok? Da qui è il busto che va ad inclinarsi e fa toccare le dita delle mani l'esterno della gamba. Là. In. 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 Ancora. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1, ok, abbassa, poggia la fronte sulle mani. Solleva la gamba destra, su, e da qua, vai, incroci, scendi, e incroci, scendi, vai, incroci, scendi, ancora, tocco fuori. Tocco il pavimento dritto, tocco in fuori, tocco il pavimento, tocco, dritto, tocco, ultimi 4, vai, 4, scendo, 3, scendo, 2, scendo, 1, scendo, ok, rilasso un attimo, sciogli il dondolo del bacino. Ragazzi, la fronte deve essere sempre attaccata, al dorso delle mani, ok? Spingi bene con i gomiti a terra, stabilizza il busto, sali con la gamba sinistra, vai, tocco, e scendo, vai, tocco, e scendo, ancora, tocco, il bacino si alza ovviamente, vai, tocco, scendo, vai, tocco, scendo, ancora, tocco, e scendo, e tocco, e scendo, e tocco, ultimi 4, vai, e scendo, ultimi 3, vai, scendo, ultimi 2, e scendo, e ultimo, e la spingi le mani dietro, vai nella posizione della foglia, rilassa, spingi bene la fronte al pavimento. Fantastico ragazzi, ottimo modo per cominciare la settimana. Com'è andata? Io ho sudato come non so che cosa, non so voi. Se non avete sudato o siete molto più allenati di me,
il che è anche probabile, o praticamente la lezione l'avete guardata seduta sul divano a mangiare popcorn, come se stesse guardando, che ne so, un film d'azione. Beh, diciamo che se è il secondo caso, vi consiglio di mettervi all'opera, vero? Che tanto, ragazzi, questa situazione finirà prima o poi, eh? Poi, finita la pacchia, ritorniamo tutti quanti a combattere, eh? Si spera in maniera un pochino più civile, ma comunque torniamo a combattere, eh? Quindi, rilassa, fai cadere la schiena indietro, fai cadere la testa in avanti, stendi bene le braccia, ancora bene il busto con le braccia alle ginocchia. Scava bene con l'ombelico in dentro, forte, spingilo giù verso il pavimento, in basso. Attiva uno scoop addominale profondissimo, profondissimo. Ok. E da qua, inspiro. Torno, traziona bene con le mani sulle ginocchia se non le hai sudate come me. Prova. E fuori l'aria. E vai. Allunghi la gamba destra. Pieghi la gamba sinistra portando il ginocchio in fuori. Spingi bene con le mani al pavimento, ti siedi bene sopra gli ischi, mantenendo la schiena lunga, fai un bel respiro, buttando fuori l'aria, richiami di nuovo lo scoop addominale, scavando bene con l'addome in dentro, afferri il piede in avanti, mantieni il collo rilassato e cerchi di allungare la posizione il più possibile. Mantieni la trazione, ok? Come senti che la trazione si alleggerisce, quindi non senti più quella fastidiosa sensazione di dolore da allungamento del muscolo, trazioni i gomiti, quindi piegandoli, avvicinando un po' di più il busto al ginocchio, se ce la fai, eh? Respira profondamente. Molto profondamente, eh? Bene dal naso, fuori l'aria dalla bocca, senza di avvicinarsi ancora un pezzettino di più. Ok, lascia andare, perfetto. La gamba che è stesa avanti, quindi la destra, la pieghi dietro, porti il petto verso il ginocchio e lascia andare il petto e il peso del busto sul ginocchio. Da questa posizione semplicemente porti il ginocchio sinistro e la spalla destra a contatto, portando ancora più in torsione il busto. E inspiro, torno. Ok? Da qua. Allunga la gamba sinistra. Metti la pianta del piede destro a contatto con la gamba interna, porti bene il ginocchio in fuori. Inspira, spingi bene con le mani al pavimento, siediti bene sui dischi, attiva lo scoop addominale, richiama forte dentro l'addome e curva la schiena fino a raggiungere il piede davanti a te. Se non riesci a raggiungere il piede, metti le mani intorno alla caviglia o addirittura intorno al polpaccio, ok? Cerca di rilassare il collo in avanti, mantieni la trazione, respira profondamente dal naso. Mentre butti fuori l'aria dalla bocca, pieghi un pochino di più i gomiti e avvicini il busto al ginocchio. Inspiri, stai. Vai, fuori l'aria. Non tirare, se senti che ti dà ancora fastidio, se senti tirare troppo, rimani là, e respira in quella posizione. Ricorda che i muscoli li vogliamo allungare, non stirare, E Mantieni. E lascio andare. Pieghi la gamba sinistra dietro. Vai prima con il petto esattamente sopra il ginocchio. E poi vai ancora più in twist con il busto portando la spalla sinistra a contatto con il ginocchio destro.
e ritorni. Ok ragazzi, passiamo per la quadrupedia. Piazza bene le mani in avanti, stacca le ginocchia, spingi subito nella mano rovesciata. Spingi bene i talloni al pavimento, senti l'allungamento dei polpacci. Da qui piega leggermente le ginocchia, cammina indietro con le mani, verso i piedi. Ora, leghiamo lo scoop addominale, curva ancora di più la schiena, tieni le braccia ciondoloni e la testa anche, e da qui fai delle piccole torsioni a destra e a sinistra, facendo dondolare tutto il busto al pavimento. Ok? Le tue gambe stanno sostenendo il peso e la tua schiena tenta di allungarsi ancora di più verso il basso, trazionata dalla forza di gravità, dondolando a destra e a sinistra. Blocca il movimento, passa per il centro, fai un bel respiro dal naso, mentre butti fuori l'aria dalla bocca, attiva ancora di più lo scoop addominale per richiamare la contrazione della cintura addominale e tornare sul dritto in stazione eretta. Ti poggi un attimo un mobiletto alla parete, al divano, a quello che vuoi. Certo, se stavi mangiando i popcorn sul divano, c'hai poco da stretching, vero? Se non senti tirare, piega di più il gomito e porta in estensione l'anca. Lascia andare. Cambi lato. Madonna, sono da buttare. Tiri bene. Se non senti tirare anche qua, trazione di più il gomito, porta in estensione l'anca. E lascia andare. Vieni al centro, allarga bene le gambe, inspira, porta le mani dietro la nuca, allunga bene la schiena, inspirando dal naso, butta fuori l'aria, curva, e inspira, torni dritto, e vai fuori l'aria, curva. Inspiro, torni dritto, apri bene il petto, inspirando, porta i gomiti indietro, fuori l'aria, chiudi i gomiti in avanti, chiudi il petto, da questa posizione lascia andare morbide le braccia al pavimento, inspiri, e ragazzi abbiamo fatto, yeah! Ok, spero che siate riusciti a fare tutta quanta la lezione. Abbiamo fatto, diciamo, un buon inizio, un buono start settimanale, ok? Quindi ci vediamo per la prossima lezione, martedì, cioè domani. Vi auguro buon pomeriggio, buon sole in terrazzo, per chi ce l'ha, in giardino, per chi è ancora più fortunato. E per il resto, forza ragazzi, dai! A domani!